Oggi noi festeggiamo i 18 anni della Costituzione della società, è un'idea nata 20 anni fa dalle politiche regionali e quelle nazionali dell'epoca. L'obiettivo era quello di mettere a contatto stretto in maniera strutturata le università, quindi la ricerca pubblica, con le aziende, per fare in modo che i risultati della ricerca vengano applicati e quindi generino anche economia. E quando all'epoca nacque IMAST, tutti pensavano che era una cosa difficile da far approvare all'Europa, perché utilizzava fondi europei, ma poi l'Europa ha considerato quello che abbiamo fatto come una best practice. Abbiamo in effetti voluto puntare sulla università e abbiamo voluto puntare sull'eccellenza universitaria che incontrava le imprese, e questo è stato secondo me il vero successo di IMAST, che lavorava in un particolare settore, quello dei materiali compositi. Noi collaboriamo con una serie di industrie aerospaziali della regione e sono le industrie che ci permettono di realizzare le meravigliose missioni che stiamo compiendo in questo momento: ritorno dell'uomo e della donna sulla Luna e poi viaggio per Marte, oltre che tutte le missioni di osservazione della Terra, telecomunicazioni, tutto ciò che svolge l'Agenzia Spaziale Europea. Oggi parliamo di questo distretto, l'IMAST, che ha una lunga storia, si avvicina ai 20 anni, un distretto che è sopravvissuto perché è stato realizzato nel posto giusto con le persone giuste, perché qui in Campania c'erano i ricercatori, c'era l'expertise, c'erano anche le università per fare questo e poi tutte le altre componenti, la parte anche industriale, l'interesse delle aziende e quant'altro. Un distretto che va avanti e che oggi ha la possibilità di connettersi con i grandi progetti del PNRR che partiranno, diciamo, adesso ancora una volta in Campania, che è diventato una regione diventata un grande attrattore di fondi per la ricerca e anche un grande produttore, diciamo, di conoscenze e di ricerca a livello nazionale e a livello internazionale.